where'd you be if you had given to protection? Bene, buonasera, buonasera, un'apertura un po' inconsueta. Sono le 22, sono Massimo Bonella dalla redazione di Radio Favaro Veneto, Pineta Oggi TV. E dunque, perché questa apertura particolare? Come avete sentito dall'edizione straordinaria delle 21.33, c'è stato un grave assalto ad un portavalori in A27, che sarebbe l'autostrada che collega Mestre Mogliano con Belluno. Questo lo dico per coloro che ci seguono magari da fuori ambito regionale. Sostanzialmente è successo questo, che un comando di 5 persone ha speronato il portavalori tra le due uscite di Treviso Sud e Treviso Nord. Lo ha speronato, è venuta una sparatoria. Non ha nessun problema, grazie dunque alla regia centrale 2203. Riprendiamo un attimo questo aggiornamento da Radio Favaro Veneto, Pineta Oggi TV. Dunque, come avete sentito anche nell'edizione straordinaria delle 21.33, c'è stata una sparatoria in A27 nell'autostrada che collega Mestre con Belluno, praticamente tra i due caselli di Treviso Sud e Treviso Nord. Cos'è successo? Che un comando di 5 persone ha assalito un portavalori speronandolo, è nata quindi una colluttazione, ci sono stati questi spari. Prima però questo comando ha disseminato nelle due carreggiate una serie di chiodi, si parla di centinaia di chiodi, e le automobili che arrivavano alle spalle praticamente sono trovate con le gomme a terra, si sono fermate in maniera anche brusca causando dei tamponamenti. Qui abbiamo un primo ferito, ci sono dei feriti, praticamente tra cui una donna incinta, si parla comunque di feriti lievi. Poi l'aggiornamento che abbiamo appreso, vi cito la fonte, da Rete Veneta, l'emittente locale qui che è in collegamento diretto o semidiretto, perché c'è in corso un dibattito in studio e con delle finestre verso la 27 per capire cosa è successo. Praticamente si parla adesso di due feriti. Ecco, il comando era armato fino sopra i denti con armi, dicevo prima, di una certa importanza, si parla di Kalashnikov e di Mitra. I portavalori non era uno ma bensì due. Attualmente la 27 rimane bloccata in entrambe le direzioni. È tutto per il momento con questo aggiornamento. Alle 22.05 restituisco la linea alla regia centrale a Rosario per il proseguo della diretta di questa sera. Saluto naturalmente tutti gli ospiti, da Alfredo, vedo che ci sono anche i colleghi di Bari, Antonella Internò e Ugo Lombardi, l'aiuto alla regia, e quindi Alfredo Stori di Radio Reno Web, un po' come dire anche il collega di Radio Favaro Veneto. Bene, buon lavoro, a voi la diretta, Rosario. Ciao, grazie mille Massimo. Allora, buonasera a tutti quanti, chiediamo scusa per l'interruzione, che c'è stata un breve pri quo quo, come si dice, un po' di casini all'inizio della trasmissione. Adesso lascio subito la parola ad Alfredo Stori. Volevo solo ricordare a tutti gli amici che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, vanno a reti unificate su Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sisbondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, su queste web radio, oltre che Radio Saiuzzi. In più andiamo su due canali, il canale YouTube della televisione e la web TV sul sito radiosaiuzzi.it. Bene, nel frattempo che diamo la parola ad Alfredo, cerchiamo adesso di trovare il nostro ospite, perché c'è un ospite questa sera, adesso Alfredo ci dirà chi, per poter iniziare questa trasmissione. Alfredo, a te la parola, attiva il microfono. Okay. Scusate il qui pro quo, è stato così un attimo di defiance. Niente, l'ospite di stasera, che adesso spero che riusciamo ad agganciarlo per via telefonica, è una poetessa, Paola Mattioli, Paola Mattioli, bolognese di nascita però romagnola, di Alfonsine,
È una poetessa molto interessante, ho letto qualcosa sul suo blog, alcune poesie di cui parleremo stasera, e in particolare vorrei leggervene una che penso sia appropriata in questa serata, anche se alcuni il caffè non lo prendono prima di andare a letto. Caffè. Si alza il profumo e là un chicco cade, riflessi neri, come dolce il suono. Prendimi e cullami in bocca. Poesie di vita, di amori, di considerazioni sulla vita di tutti i giorni, sui propri sogni e sui propri desideri, come poi tutti i poeti e fanno, perché in definitiva la poesia è poi questo, è una analisi che noi facciamo di noi stessi, e quindi è benvenuto, credo sia la prima volta che nelle mie trasmissioni si parli direttamente con un poeta. Rosario, l'hai agganciata? E non ha risposto ancora Alfredo Oh per il signore, momento. vuoi il numero di... Aspetta, Niente, un niente. altro numero ti do, aspetta appunto, te lo Alfredo, scrivo. un attimo. Alfredo, fermati un attimo. Adesso vediamo. Vai avanti con la trasmissione, continua a parlare, poi vediamo. Ok? Ok, abbiamo qua con noi, oltre logicamente al grande nostro regista, l'aiuto regista Ugo e anche la redazione di Bari, che è composta, come sapete, dato che l'ascoltate sempre con molto interesse al mercoledì con le sue due nuove trasmissioni alle 18:30 e alle 22, Ugo e credo ci sia anche Antonella, a meno che non sia impegnata a preparare la trasmissione per domani. Grazie Alfredo, sì, sono solo io Alfredo. Ah, va bene, va bene. Porto a tutti voi i saluti anche di Antonella. Grazie, grazie. Io parliamo di poesie in attesa che riusciamo a collegare la nostra poetessa Paola Mattioli, che sembra che ritardi, l'ho sentita per via telefonica, ma ha detto sono qua che aspetto. Forse ci saranno dei problemi. E parlare di poesia è parlare della vita, della nostra vita più che altro, dei nostri pensieri e di quello che ci circonda. Perché normalmente io considero la poesia verità, mentre il romanzo può essere anche, ed è spesso una finzione. E di tanti poeti che noi leggiamo, se non conosciamo, se non ne conosciamo almeno a larghi tratti la vita, spesso è molto difficile comprendere ciò che loro scrivono. Quindi la poesia mi ha impegnato tantissimi anni, circa un 10 anni della mia attività come presidente di un'associazione, adesso già ormai finita, quindi benvengono nuovi poeti e nuove voci. Ugo, il tuo pensiero sulla poesia. Ma è un pensiero che non può che riflettere una, così, una valutazione nobile. In fondo, chi si cimenta con poca o tanta esperienza in questa introversione ha sicuramente dei pensieri profondi e tenta di comunicare non solo con gli altri, ma soprattutto con se stessi. Molte volte. Non credo sia il caso di tutti, ma in alcuni casi credo che si possa anche parlare di momenti di depressione che vengono trasmessi,
e comunicati attraverso la poesia. In fondo credo che scrivere poesie o comunque, come dicevi tu, giustamente romanzi che non sempre raccontano il vero di se stessi, non sia altro che una voglia di sentirsi, di esserci, una voglia di sentirsi parte di questo mondo, perché molte volte siamo poco attenti nel accorgerci di chi ci sta accanto, e invece chi ci sta accanto vorrebbe essere tanto considerato. Quindi la poesia è un momento nobile del nostro pensiero, io la ritengo, credo che possa essere valutato in questo modo. Certamente, è il vecchio e caro splen dei poeti francesi, la malinconia, il dolore, l'incapacità di risolvere le situazioni personali molto spesso danno adito alla poesia. E anche la voglia di, scusami Alfredo, no, no, dimmi. La voglia di rifuggire, di scappare, di evitare molte situazioni che Certo. non vengono accettate. E spesse volte un trauma favorisce anche la chiusura in se stessi, ma anche la ricerca di se stessi. Ripeto, la poesia è un modo per cercare se stessi, per manifestare se stessi al proprio io. È un sé funzionale, insomma. È la ricerca di un'autenticità che non è sempre possibile esprimere. Quando io parlo con te o quando parlo con gli altri, ho bisogno di avere delle barriere, ho bisogno di avere delle tutele che, insomma, possano proteggerti. Nella poesia, molte volte, si riesce a esprimere se stessi. Sì, esattamente. E questo esprimersi, in questo scavare dentro se stessi è la poesia. È un po' come sdraiarsi sul lettino dello psicanalista e cercare di far passare davanti agli occhi la propria vita, i propri sentimenti, i propri errori. Questo è molto importante. È Direi che dimmi. una comunicazione che, diciamo, vorrebbe in molti casi, perché le poesie non hanno sempre voglia di essere diciamo lette da tutti, e chi le scrive ha bisogno soprattutto di rileggerle, perché ha bisogno di rileggere se stessi, no? Quindi la poesia è un modo per ritrovare, per dare conferma della propria personalità. E magari in maniera spesse volte malinconica, ma è un percorso molto bello che ognuno di noi credo possa esercitarsi a fare. Poi è chiaro che ognuno ci mette tutte le competenze che ha, ma anche i sentimenti che ha. Non dimentichiamo che esprimere ognuno di noi, quando esprime un parere, un giudizio, un sentimento, lo fa anche attraverso l'azione degli ormoni. Molte volte possiamo anche dire che l'innamoramento è anche questo soppesato dalla quantità di ormoni che ci sono in circolo, e così come anche le poesie e i sentimenti che vengono espressi, che non sono gli istinti che scappano sulla pelle, ma sono prodotti all'interno, hanno un percorso un po' più duraturo rispetto ad altro. Quindi la poesia conferma questa diciamo lunghezza di sentimento, che favorisce anche la estrinsecazione in parte della propria personalità. Certo. Non è, non è, un, non è il romanzo, credo che chi abbia voglia di scrivere romanzo e di fare delle narrazioni abbia argomenti ben diversi e, diciamo, approccio ben diversi da chi invece vuole scrivere una poesia. Sono diciamo, degli approcci molto, molto diversi. Molto diversi, indubbiamente, indubbiamente sono approcci che prendono due strade diverse, pur raccontando anche, se vogliamo, in maniera diversa lo stesso sentimento, la stessa vita, la poesia ha un respiro più breve
e il romanzo ha un respiro più largo, però, come si suol dire, scrivi più in una poesia che in un intero romanzo, quando l'autore logicamente sa esprimere pienamente il proprio io. Ma è anche una valvola di sfogo, è anche una valvola di sfogo. Tante volte, diciamo, in tanti fra noi hanno bisogno di estrinsecare la propria rabbia, di recuperare scrivendo qualcosa. È una maniera. Altri invece, che sono molto più abili, molto più esperti, molto più consapevoli, riescono a fare delle opere d'arte con la poesia. Non dimentichiamo, insomma, La tristezza del leopardi o la congruità del foscolo. Cioè, voglio dire, poeti che riescono con la poesia a fare delle opere d'arte, perché non sempre le certo, poesie... ma la poesia è un'opera d'arte, indubbiamente, come i romanzi sono opere d'arte, la pittura, la musica e tutto il resto sono opere d'arte, quando non cadono nella maniera. Cioè, la poesia di maniera logicamente è spesso uno sforzo, e dice: scrivo una poesia e ti metti lì. Indubbiamente con il tempo si riesce a creare l'abilità, però si sente la differenza tra una poesia di maniera ed una poesia che sgorga, improvvisa, come una falda d'acqua che non puoi fermare. Questo è importante anche valutare nella poesia. Purtroppo la poesia è un argomento molto particolare anche nel rapporto verso i fruitori. Tutti siamo poeti, e devo dire anche ormai in Italia tutti siamo scrittori, ma riuscire a proporsi al prossimo, specialmente nella poesia, è sempre più difficile, perché c'è un discorso di base e di rifiuto. Si pubblicano mille volte la Divina Commedia o Ungaretti o Montale o altri, mentre si cancella dalle liste editoriali autori nuovi, autori altrettanto validi. Ma dimmi. Volevo aggiungere, Alfredo, a questo tuo dire, diciamo che l'attuale concetto di cultura che sta soppiantando la cultura umanistica, una cultura tecnologica, una cultura diciamo digitalica, impedisce anche, e credo che sarà sempre più intenso questo fenomeno, cioè impedisce una introspezione, perché in fondo la poesia, e chi scrive poesie è una persona che riflette molto, quindi è abituata anche a parlare con se stessi. Ma ripeto, una cultura fatta di comunicazioni molto rapide, o fatta di comunicazioni con cellulari o con segnali appena accennati, impedisce di avere una possibilità introspettiva così acuta, così importante. Una cultura umanistica che credo stiamo perdendo. Certo, hai tirato fuori il discorso dei cellulari. Tempo fa trovai in biblioteca, perché ormai non compro più libri, ma solo vado in biblioteca, e spero che tanta gente lo faccia, un giovane poeta, ma lo trovai anche su Poesia di Crocetti, la rivista classica della poesia italiana. E un giovane poeta scrisse delle poesie SMS, quindi all'interno dello spazio, che sono 160 caratteri se non erro, ed erano piuttosto interessanti. Si vedeva che era un poeta che ha utilizzato sperimentalmente questo mezzo per giungere al pubblico. Come sì, d'altronde la tecnologia tempo fa veniva utilizzata dai computer per comporre poesie automatiche, poi se ne perse la traccia.
Ma la differenza, quello che dobbiamo sottolineare, credo, è la differenza che esiste fra l'attuale moda, oltre che cultura, di usare segnali molto brevi, quindi utilizzando cellulari o altre apparecchiature moderne, è che questi segnali non possono essere interpretati da tutti. Immaginiamo una cultura molto più avanti della nostra o molto più dietro della nostra, nessuno di essi, credo, avrà facilità nel comprendere il nostro linguaggio, anche quello telematico, o avrebbe facilità. Mentre un linguaggio espresso attraverso un disegno o riportando il pensiero attraverso messaggi visivi è un messaggio, se ci riflettiamo, che può essere sempre letto e può essere letto da chiunque, da qualsiasi cultura, da qualsiasi civiltà e da qualsiasi epoca. Sì. Saggio trasmesso con i graffiti oppure altro scritto riportato sulle pareti di caverne che risalgono Certo. a migliaia di anni fa, riusciamo a leggerli anche noi. Sì. E quando si è visto i primi cellulari o i primi mezzi tecnologici, si era pensato subito che sarebbero spariti, sarebbero scomparsi i volumi o i Pronto, pezzi. allora? Che succede? Buonasera signora. Sono Buonasera. Scori, buonasera. Sì, Purtroppo mi abbiamo dica. avuto dei problemi in Sì. regia. Sì. Iniziamo adesso la nostra chiacchierata. Ah, la parliamo tramite cellulare? Sì, va bene, va bene. Ah, Non è un ok, problema, aspetti. anche perché la regia ha chiamato tantissime volte il suo numero di casa senza riuscire a mettere, già partendo dalle 10 meno un quarto, senza riuscire a comunicare. È strano perché io ho chiamato dal mio cellulare, il mio numero di casa suonava. Ma guarda, È non sappiamo strano. cosa poterle dire, signora. Senta, noi stavamo qua parlando di poesia, Sì. già per introdurre un po' l'argomento, con me c'è la redazione di Bari, nella Sì. persona di Ugo, stavamo così facendo Buonasera signora. Buonasera. un excursus sulla poesia. E Sì. infatti ho letto all'inizio della trasmissione una sua poesia che mi è piaciuta molto e poi, come dicevo agli amici, è indicata per quest'ora per chi non soffre di insonnia, caffè. Si Sì. alza il profumo e là un chicco Sì. cade, eccetera. E Sì, è l'ho una letta e è fica poi. piaciuta. Sì, Quindi ce ne lei sono mi ha. tre. Dica. Sono tre della poesia del caffè, sono tre. Ah, Ce ne sono tre. io ho sotto gli occhi il suo blog, Sì. paolamattioli.blogspot.it, Perfetto. che mi ha suggerito così uno sguardo. Uno sguardo alla sua creazione. Quindi lei nasce ad Alfonsine, quindi è una romagnola trapiantata. No, io sono nata a Bologna, mia mamma è nata ad Ah, è nata Alfonsine, ad però Alfonsine. mia mamma è nata ad Alfonsine, provincia di Ravenna, però io sono nata a Bologna, però ho sangue romagnolo, precisiamo. Indubbiamente. E Ci questo tengo. sangue, esatto, ci tiene. E questo Ci sangue tengo. caliente romagnolo ha Sì. influenzato la sua poesia? Sì, molto, molto, perché il mio modo di scrivere, come ha letto le poesie sia della prima che del secondo libro, sono poesie abbastanza passionali, diciamo, c'è molta passione, c'è molto sentimento. Infatti quando scrivo mi chiedono sempre come avviene. Allora mi viene molto, in maniera molto particolare. E mi viene, non so, mi parte la mano innanzitutto, okay, come in maniera meccanica. Poi vedo una tavola nera, una lavagna nera nella fronte, nella mente, e vedo delle parole. E io comincio a scrivere in maniera meccanica e non mi rendo conto di quello che sto facendo, capito? Addirittura, Sì, beh, addirittura. Sì, infatti, perché questo è quando poi un. le rileggo, mi dico, ma chi le ha scritte? Non me lo ricordo. Ma guardi Ecco. che non è un modo strano, signora, perché Sì. anch'io scrivo da una vita,
Spesso quando leggo delle vecchie poesie mi domando chi li ha scritti, anch'io me lo chiedo, perché ti Sì, meravigli di infatti. cosa salta fuori semplicemente con una penna, una matita, una biro e un foglio di Infatti, carta. Lei esatto. ha fatto le magistrali. Io ho fatto le magistrali e poi ho fatto 2 anni in uno come assistente comunità infantile, Ah. perché se volevo andare all'università, ma dato che a me piaceva subito mettermi all'opera. E Certo. quindi poi ho cominciato a studiare adesso, perché naturalmente scrivendo le poesie bisogna sempre studiarsi, informarsi, documentarsi, cioè è uno studio, non è che Indubbiamente. uno che, capito, che scrive e basta, si deve aggiornare, deve sempre avere una crescita, capito? Questo è indispensabile. Vedo che con piacere che è stato al laboratorio di poesia. Un ottimo laboratorio e io conoscevo molto bene Sermenghi. Sì, infatti, lo conoscevo anch'io benissimo. Purtroppo ci ha lasciato, veniva spesso nella mia associazione quando si chiamava Poeti ad alta voce, Sì, poi infatti. è andata a finire in Via dei Poeti. Sì, È esatto, sì. persona estremamente simpatica. Sì, molto. Io ci ho parlato spesso, lui piacevano molto le mie poesie, ecco, non per farmi della Bene. pubblicità, però dice sempre, le tue poesie sono bellissime. Bellissime, che sento, sono pure, sono semplici. Chi non conosce la poesia, la tua la capisce, perché è diretta. Certo. È E questo è facile da molto capire. importante. Sì, eh? E poi Perché soprattutto quando leggi la tua poesia, dice proprio senti le emozioni. Ecco, questo è d'altronde importante per me. la poesia, come parlavo prima con Ugo di Bari, della nostra redazione di Bari, è il sentimento, l'emozione che ci fa, creare poesie. Hai una domanda, Ugo? Sì, sì, volevo chiedere alla poetessa, ma ripetere una domanda perché mi piacerebbe conoscere il suo parere. Cos'è per lei, ecco, una poesia? Che cos'è una poesia per lei? Ah, la poesia. L'ha letta la poesia che ho scritto sulla poesia Sì, sul mio secondo libro? Ecco, è ho letto quella. quello che è apparso sul blog, sì, ho letto quello che ho potuto, insomma. Però Però io ho scritto una poesia sulla poesia. Ha capito? quindi Se che poema vuole dice per lei? gliela leggo, se vuole gliela No, no, leggo, perché per... no, 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 mi perdoni. Io credo che anche i nostri ascoltatori abbiano, diciamo, credo che sia interessante sapere la sua cosa, come giudica lei, che cos'è per lei una poesia? Che cos'è? Esprime un momento interiore. Lei ha detto che quando scrive la poesia è come se, diciamo, vivesse un momento di trance, ma a parte questo, Sì. c'è tanto di suo in quello che scrive. Sì, perché per me la poesia è molto importante, è, se dico grosso, ma è la verità, è la mia vita, mi nutre. Io senza la poesia non so stare. Ecco, quando leggo una poesia in giro, su un giornale, su un libro, o vedo poesie di vari autori, ecco, subito provo come un morso nello stomaco, perché mi piace la poesia, io vivo di poesia, mi nutre, mi rende libera, mi sento viva dentro quando scrivo, non posso fare a meno di scrivere. Questo è proprio il vero sentimento del poeta, perché è una forza superiore che ci governa Sì, e ci guida. Qual è esatto. stato la prima poeta o poetessa che ha letto? Allora, la prima poetessa che ho letto, la Dickinson, a me è Ecco, piaciuta molto. immaginavo. La Dickinson, e poi dico, secondo me mi assomiglia molto perché io sono una poetessa Oddio, molto speriamo, positiva. aveva una vita non Lo molto so, facile. ma anche la mia non è stata facile, la mia vita. Tutti i grandi poeti, quelli che scrivono, che hanno scritto, io ho letto, sono tutti poeti che hanno sofferto e io anch'io ho sofferto nella mia vita. Sì, Molto. nasce Quindi, spesso. esatto, dalla sofferenza. Infatti le mie poesie
che ho scritto il primo libro autoprodotto, perché è un'esperienza che ho fatto personalmente, così per provare. Le prime poesie dei vent'anni sono poesie dei vent'anni che sono state scritte perché rappresentavano un momento di rifugio, per rifugia da una realtà diversa da quella in cui vivevo. Quindi già questo può significare tutto, molto, perché è una realtà abbastanza difficile, capito? È interessante. Quindi, scusi, vada pure avanti. Dica. È interessante questo discorso che lei ha parlato dei vent'anni, poi si ripresenta coi 40. Esatto, per avere un paragone. Esatto, sì. Perché i 40 anni sono state scritte dopo un lutto, mi ha fatto mia mamma nel 2006, esatto, ed è successo per caso, in un momento particolare, perché non ci avevo neanche pensato di scrivere la poesia, non era nei miei programmi. È successo un giorno, poco dopo che è morta mia mamma, e mamma è morta in agosto, quando sono tornata a casa, ero qua nel mio studio dove io appunto scrivo sempre, a un certo punto sento come una forza enorme che non so descrivere da cosa venga, che devo aprire un cassetto, perché vicino al mio tavolo c'avevo dei cassetti e io mi sforzavo a non aprirlo, cioè dico, ma perché devo aprire quel cassetto, ma cosa c'è in quel cassetto, perché non mi ricordavo, ci sono tante cose, e cercavo di sforzarmi a non farlo. Più lo facevo, più avevo questa forza sempre che mi spingeva ad aprirlo. All'interno c'era quel quaderno dei vent'anni, delle poesie dei vent'anni, che io l'ho aperto e sul momento ho detto, ma di chi sono queste poesie? Non mi riconoscevo nelle poesie che avevo scritto, ho dovuto leggerle, andare avanti molto eccetera, poi dico, ah, ma le ho scritte io, ma come mai? E ho cominciato ad andare indietro nella memoria, negli anni, e ho capito quando le ho scritte, nei momenti proprio di rifugio, nei momenti di cercare una via d'uscita per certe cose, un sollievo, ecco, un sollievo, perché scrivere, mi ricordo, mi dava sollievo, mi dava un senso di via d'uscita. Sì, indubbiamente, esatto. Si potrebbe riassumere, non si sfugge dal proprio destino. No, assolutamente. Per me era scritto, perché non è possibile. Allora, e sulla chat che noi abbiamo su ogni emittente nostra, sì? Anon 7698 è il nome quando uno non si presenta, anonimo, dice, sì. Buonasera a tutti, una domanda per la poetessa, da chi è stata influenzata? Penso che ne abbiamo già parlato, della Dickinson. Certo, esatto, sì. E altri poeti o poetesse? Ecco, l'altra che mi è piaciuta moltissimo e continua a piacermi, Alda Merini. Immaginavo anche questo. Ho letto la sua vita e mi ha fatto una gran tenerezza. Certo. E io quello che ha vissuto è stata una donna molto forte, con quello che ha superato, certo, quant'altro. E ha scritto delle parole meravigliose e io veramente, peccato che non c'era più, perché mi sarebbe piaciuto conoscerla, ecco questo. È veramente, sono due poetesse, l'americana e la nostra, che hanno vissuto completamente nella sofferenza. Poi c'è Sylvia Plath che purtroppo si suicidò, tutte gente che ha sofferto e che ha trovato nella poesia questo liberazione. È in linea, signora? È caduta la linea. Vabbè, richiamo. Benissimo, andate avanti mentre cerchiamo di riprendere. Quindi vedi, Ugo, che sofferenza c'è nella poesia, in linea generale, parlo. E di nuovo sono momenti di emozione, infatti la signora, la poetessa, ha confermato che l'ispirazione l'ha avuta in momenti difficili della sua vita, e quindi credo che sia tornata con noi, vero signora? Sì, certamente. Sì, esatto, sì, sono qua. Però le volevo chiedere, signora, volevo fare con lei una riflessione con i nostri ascoltatori. Credo che sia importante, naturalmente, non solo la scrittura, ovviamente anche il contenuto, no? Di quello che nella scrittura abbiamo.
Ma è importante perché questo discorso lo stavo facendo prima che lei venisse in comunicazione con noi. Dicevamo che la scrittura ci consente di rivivere momenti emotivi che sono stati vissuti anche 20 anni prima. Cioè, voglio dire, la possibilità di recuperare una poesia, una memoria, un momento, un'emozione che abbiamo riportato tanti anni prima, grazie alla scrittura, quindi possiamo riviverla magari con un'emozione ancora maggiore. Ciò che invece è il nuovo linguaggio dei giovani di ora, che sono, potremmo dire, molto poveri di componenti umanistiche, forse non potrebbero avere la stessa, diciamo, gioia, la vivere le stesse emozioni che magari possiamo vivere noi in questo modo. Lei che ne pensa? Io penso che i giovani non sappiano ancora quale strada prendere. Io spesso mi hanno fatto questa domanda o simile, cosa dire ai giovani, cosa... E io penso che i giovani appunto non hanno ancora deciso cosa fare della loro vita, anche un po' i percorsi di lavoro, si trovano un po' sbandati nelle loro scelte. Un po' sicuramente sono anche precari, diciamo, nell'esprimersi, nel sapere cosa. Un giorno, se ti piace questo, se conosci l'italiano, che poesia sai, eccetera. La poesia poi viene vista un po' come al giorno d'oggi. Adesso c'è molta poesia, si cerca di fare incontri di poesia. Io sono socia anche di un'associazione culturale, associazione Estroversi. Però ecco, bisogna avvicinarsi anche alla poesia, interessarsene. Però la poesia, molti dicono, io non la capisco, oppure a me non piace, oppure mi piace di più un romanzo. Quindi non è che è poco conosciuta, ma bisogna avvicinarsi con il cuore. Quindi secondo me i giovani ancora sono un po' asprini, diciamo, sono un po' asprini. Quindi il cuore ancora è un po' fresco, un po' giovane, si deve un po' maturare, deve passare delle esperienze anche sofferenti per arrivare a fare delle scelte. Perché secondo me se passi della sofferenza, vivi le cose in una maniera diversa, le vedi diverse, in colori diversi. Ecco. Bella, bella. Scusami Alfredo se ti interrompo, ma ecco, ci possono essere secondo lei diciamo dei poeti o delle poetesse che possano raccontare non solo la tristezza ma anche la gioia? Certo, c'è anche la gioia, sì, La certo, gioia nel mio. può creare un terreno, un humus tanto, diciamo, tanto intenso, tanto forte da poter essere raccontato, quindi un momento empatico che anche la gioia potrebbe creare. Certo, anche la gioia ci può essere, perché esempio, non so, nel mio libro io ho scritto due poesie ironiche, una poesia sul caffè, tre, e anche una poesia sul vino, che non so se l'avete vista, che l'ho fatta, l'ho scritta perché ho partecipato a un concorso dove richiedeva una poesia sul vino, quindi sono poesie ironiche, sono poesie anche allegre di per sé, non sono tristi, sono molto passionali, c'è molta passione, ma è una poesia diversa da quelle che di solito scrivo, ecco. Quindi le poesie allegre ci possono stare, certamente, però i poeti secondo me scrivono più poesie, ognuno poi ha il suo tratto, no? A me ad esempio mi hanno detto che assomiglio a Leopardi, mi sembra un po' esagerato, però insomma, io ringrazio per chi l'ha detto, perché sono poesie un po' tristi, un po' malinconiche, ok? Del momento, perché a me, ripeto, vengono fuori così, io non è che mi metto a tavolino a scrivere, come ho spiegato. Ma Per cui le certo. poesie. Dica, No, no, dica mi pure. verrebbe voglia di chiederle, ma glielo chiedo lo stesso perché insomma è una battuta, ma non è. Non potrebbe essere questo un fenomeno paragonabile ad una situazione di depressione, cioè il depresso magari ha la tendenza a comunicare in questo modo, no? No, no, perché il mio modo di scrivere anche cose, diciamo, tristi, mi fa star bene. È strano, ma è così. Io quando scrivo qualcosa di molto, più che triste, direi impegnato. Impegnato, non sofferente, direi, perché io quando scrivo non soffro, sto bene, mi sento leggera, mi sento serena
e sto bene. Quindi anche in quel momento che scrivo, non so, la storia di una fine di un amore, piuttosto che anche un paesaggio particolare, così melanconico, a me fa star bene, mi dà serenità interiore, non è che soffro, capito? Provo serenità, provo piacere di quel paesaggio così melanconico che mi appare, mi dà dell'ispirazione. Sono avvolta, mi sento avvolta come da una nuvola a vedere questo paesaggio, oppure un'altra cosa, un fiore che sboccia. Ogni cosa, secondo me, ha un lato romantico, non triste, direi romantico, dolce, tenero, e anche un lato allegro. Ogni cosa, secondo me. Sì, questo è vero. Questo è indubbiamente vero, cioè c'è bisogno da che parte lo si guardi, più che altro. Esatto. Perché esatto. Come la poesia, capita spesso, la poesia c'ha un dono particolare che va spesso riletta, cosa esatto. Che il romanzo a volte non possiamo affrontarlo, sia per la lunghezza, sia perché certo. L'abbiamo già immagazzinato, certo. La poesia si rilegge e sì. A secondo del nostro spirito ne prendiamo un lato o ne prendiamo un altro, e esatto. Bisogna vedere come le leggiamo. Certo, dipende sempre anche dal tuo umore, perché tu puoi prendere sì. Una poesia, in quel momento sei triste, la leggi e vedi della tristezza, nel momento in cui sei allegro vedi una parte di allegria esatto. Che prima non hai visto. Perfettamente, esatto. Perfettamente. Vedo che nel suo curriculum, come diceva lei prima, pensieri d'osteria, Idea Donna dei concorsi sì. E sì. Come libri, il primo è stato quello che dobbiamo già fare, Vorrei, che sì, esatto. È diviso in due epoche, in due ere della nostra sì. Vita, quello sì. Dei 20 anni e dei 40 anni, e poi esatto. È l'ultimo, che addirittura è stato stampato da una casa editrice prestigiosa di Bologna, sì. Ma non solo esatto. Di Bologna, Pendragon, al esatto. Di là del cielo, esatto. E come diceva prima, partecipa e socia anche di Estraversi, della carissima Cinzia Demi, esatto, che è la mia maestra, certamente molto 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 brava, è vero, è vero, anche infatti. Lei viene dal laboratorio di poesia, sì, infatti ci siamo conosciute là, sì sì, ma io anch'io la conobbi, sì. Perché al laboratorio di poesia tanti 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 anni fa facemmo la prima gara di slam, la gara mm-hmm. Di poesia, noi contro loro, mm-hmm. E poi ha partecipato anche a una trasmissione sul canale 15 e... volevo parlare di Cinzia Demi proprio per questo suo particolare programma che ha una volta al mese nell'albergo più prestigioso di Bologna, che io continuo a chiamare Baglioni, non scenderò mai a chiamarlo Majestic, mai, mai, poi mai. È una serata, è un pomeriggio, è molto simpatico, in cui viene presentato per un pubblico abbastanza ristretto, perché il posto sì, non è grande, la saletta, sì, sì, certo. Dove poeti, scrittori presentano le loro opere, accompagnati, questo è molto piacevole, da musici del Conservatorio Martini di Bologna, giovani esatto, sì. Musici che fanno un intervallo molto sì. Valido, ogni volta è uno strumento diverso. Sì, infatti. È molto veramente grande, molto molto piacevole. Una domanda, una domanda piuttosto attuale. Sì. Cosa ne pensa del premio Nobel a Bob Dylan? Anch'io l'ho sentito, l'ho letto. È particolare, insomma. È una cosa che mi ha un po' sorpreso, diciamo, un po' nuova, un po' particolare, al di fuori, logicamente, essendo morto Dario Fo, che mi ha dispiaciuto tantissimo, perché ero una sua fan grandissima, e quindi quando l'ho letto sono rimasta allibita, non ci credevo, e quindi quando ho letto invece questa Nobel a Bob Dylan, insomma,
di qua, insomma, si è scritto, io non ho seguito, non ho, ho cercato ma non sono riuscita a trovare, volevo cercare le poesie all'interno della sua canzone, mi sarebbe piaciuto vedere, non sono riuscita a trovarlo, per leggere ciò che aveva scritto, perché ero curiosa, ecco. E, è un sì. Per io vedere so un po' la raccolta che avevo quando avevo, ero ragazzo, Bob Dylan, sì. Blues, ballate, canzoni, edito dalla Newton Compton italiana. Sì. È una raccolta delle sue canzoni, che sono sì. testi piuttosto interessanti. A volte mi ricordano molto Bukowski come impostazione, okay. così dialogativa. Okay. Però sì, sì, ho capito. Hanno criticato tanto, hanno criticato. Sì, lo so. Sì, molto, sì, come hanno criticato infatti, Dario Fo quando... sì, vabbè, tutti vengono criticati, i più grandi vengono criticati e poi quando muoiono vengono ricordati dicendo come bello, sono grandi tutto... ecco, ma è così, si sa che è così, ma di solito sono poi i poeti che sono stati eliminati che criticano, ecco, credo. Appunto, mi sembra non credo il pubblico. Infatti, non penso, infatti, no, ma un poeta deve saper accettare le critiche altrui e sapere anche le critiche trovare il modo per migliorare, ecco. Certo. Quindi poi sapendo che la poesia è anche soggettiva, a chi piace questo e chi piace quell'altro, quindi tu, io so benissimo che la mia poesia può piacere alle persone semplici, alle poesie che non sanno di poesia, ai grandi forse risulta, può darsi un po' semplice, ecco. Quindi non posso piacere a tutti, ma questo io ne sono consapevole, no. Tranquilla, non è che mi crei dei problemi, anzi io quando vado a fare le presentazioni e mi fanno delle domande o delle critiche, a me fa molto piacere, moltissimo. Anzi, da volte chiedo, c'è qualcuno che mi può dire delle cose in cui non è d'accordo su questo? È importantissimo. Perché mi piacerebbe rispondere, perché mi aiuta a crescere, hai capito? Sì, quindi sì, per me vero, è fondamentale. Il poeta deve crescere, non si deve fermare, sennò che poesia fa? Sempre la stessa? Non c'è una crescita. Sì, ci deve essere una crescita. No. Quello che si studia. Esatto. Ugo, ti abbiamo lasciato in disparte, vieni avanti. No, sto ascoltando con molto interesse il vostro dialogo. Ed è una serie di perché che tu ci stai ponendo, che metteremo insieme ad altri, a cui non abbiamo dato ancora una risposta. Sì, è vero. Sì, perché ci sono tanti perché a cui dobbiamo ancora rispondere. E ci mettiamo insieme anche quello del premio Nobel, l'attuale. Però sì. Io credo che ognuno di noi, quando sente una musica che, diciamo, fa del piacere, dà godimento, se ne accorge perché produce meno, insomma, io credo che un po' di ormoni dobbiamo metterceli sempre dentro, perché tanto quando c'è lo stress abbiamo una produzione di un ormone o anche due, quando non c'è, non ce l'abbiamo e stiamo più tranquilli. Allora una musica che ci evita la produzione di stress ci fa stare meglio rispetto a quelli che invece danno lo stress. Adesso non so quella del premiato Nobel, se in quale come classificarlo, però ripeto, è un altro perché a cui almeno io dovrò darmi una risposta. Sì, certo. C'è sulla chat sempre Anon 7698 che cita, sì, parlando di queste cose, il grande Totò: al mio funerale sarò bella assai, perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore, perché questo è un bellissimo paese in cui però per venire riconosciuti qualcosa bisogna morire. Bravo, pienamente d'accordo. Questo è verissimo. Sono d'accordo. Sì, Totò ed è triste, grande. Ma non solo per i poeti, non solo per gli scrittori, per i pittori, sì, anche. Per tutti, per essere ricordati devi morire, se no non vieni valutato. Non lo so. Esatto. Bisognerebbe, Alfredo, bisognerebbe tentare di fare, non so se la poetessa è d'accordo, di fare un funerale magari falso, no? Anche io ho pensato a questa cosa. Per vedere
Quanta anche io ho pensato gente a questa cosa. ci stima Sì. o ci tiene in considerazione. L'abbiamo visto qualche film, no? Dove c'era qualche funerale, un falso funerale, e quindi era una maniera per vedere la gente cosa faceva, no? Sì, è vero, c'è stato, è vero, è vero. È Sono andata anch'io. verissimo, Ugo. Ho visto anch'io, mi sembra, all'interno di un film, qualcosa, un funerale finto per vedere, esatto, per vedere la La reazione che hanno gli altri. reazione. Interesse o meno, chi pensa ai soldi, chi pensa, non so, adesso cosa guadagno, adesso questa cosa, sì, l'ho visto anch'io, molto C'è anche un interessante, film sì. con Totò e la Veninchi, in cui fingono di morire, vedono che i nipoti arrivano subito a portare via tutto quello che era da portare. Comunque, Sì, è vero. sempre nella chat, sempre l'amico di prima, dice: penso si possa benissimo associare anche al grande Dario Fo. Sì, È vero anche fare. questo. Sì, è vero, Ma anche quello. abbiamo parlato finora, signora, della poesia intimistica, diciamo, classifichiamola così, intimistica, e la poesia sociale, cosa ne pensa? Ecco, ha detto una cosa interessante, perché adesso io sto lavorando al terzo libro, che io spero che uscirà dopo Natale, perché adesso insomma ci sto, è già lavorato, però dobbiamo lavorarci ancora, eccetera. E il terzo libro posso accennare che ci saranno alcune poesie sul sociale, argomenti sul sociale, sulla donna, sull'aspetto del coraggio, su certi valori come l'amicizia, certi aspetti anche sulle paure. Ecco, ci sono vari argomenti anche diversi, quindi sono, diciamo, non sono più poesie come Al di là del cielo, molto belle perché in quel momento mi venivano, diciamo così, però adesso c'è un cambiamento sulle poesie sociali, un inno anche proprio alla donna, abbastanza duro, diciamo. Ecco, perché per me, io non sono femminista, però sono una persona giusta, mi ritengo, e quindi i diritti, se, chi li calpesta non è il caso, cioè, diciamo, quindi, e sulla donna ho scritto quasi un inno, diciamo, ecco, quindi, perché la donna secondo me deve essere valutata come Ha l'uomo, di pari indubbiamente, passo. Io non dico né l'uomo prima, la donna dopo, no, a me piacciono le cose giuste, equilibrate, però la donna spesso non viene tanto valutata in tanti campi, eccetera, si dà poca importanza, insomma, o si dà importanza solo in certi momenti quando serve e viceversa. Quindi c'è proprio questo inno dove io appunto ho notato queste cose in mezzo alla gente, parlando con le persone, guardandomi intorno, sentendo parlare del concetto della donna per chiunque, per l'uomo, per qualunque persona. E quindi ho fatto questo inno che appunto c'è all'interno abbastanza forte, perché a chi l'ho fatto leggere, una mia amica con cui io collaboro, nel senso faccio leggere le mie poesie, ecco, ha detto: mamma mia, è molto forte, perché anche non solo sulla donna in generale, ma anche tocco gli aspetti delle donne che vivono situazioni di negligenza, donne che non vengono aiutate o donne che vengono anche proprio evitate, donne ecco, che vengono quindi ammazzate. bravo, Questo è ecco. molto. Il Tutto questo. femminicidio dovrebbe essere esatto, sbandierato a destra e a sinistra. E infatti, così. E quindi c'è proprio una forza molto forte. ma la cronaca di tutti i giorni, che purtroppo o per forza o per seguiamo, la ispira? Abbastanza. Non tantissimo, nel senso che quando si tratta di temi sociali, sì. Quando si tratta di politica io lascerei stare, perché io un po' me ne intendo poco, un po' voglio intendermene poco, perché sennò mi faccio dei nemici, quindi non l'affronto, È e evito, vero, perché io sono fascia diversa, io sono, essendo una romagnola, lei ha detto bene, io sono romagnola, però la mia bisnonna era argentina, ho quindi io sono, letto. esatto, quindi sono un vulcano. Ecco, quindi faccio un misto tra l'Argentina, che mia bisnonna è una creola, e mia mamma, che è romagnola, quindi faccio un misto, un È un cocktail, misto viene fuori esplosivo. esplosivo. Per cui quando mi si toccano certi argomenti, come la politica, come i diritti, come la giustizia,
io dico no comment, perché sennò se parlo pur se risulto antipatica o risulto non estremista, no, però insomma una chiama le cose fatte in un certo modo, ecco. Certamente. E quindi evito certi argomenti. Se poi mi si chiede, però io dico guarda, io sono così così, se vuoi un parere, però vieni in conto, ma ti rendi conto che io poi la penso in questo modo, quindi non mi attaccare o criticarmi, perché in questo momento ti espongo come sono fatta io, in cosa credo, ecco. Certo. Però... per l'aspetto sociale, no, per l'aspetto sociale molto, sono molto molto, però, molto signora... fidata. Diciamo che le menti illuminate dovrebbero avere il compito di farsi ascoltare, insomma, se in un territorio non parlano le persone che potrebbero farlo a ragion di fatto, insomma, hanno competenza per farlo, cultura, insomma, esperienza, saggezza, e a chi dobbiamo lasciare questo compito? Se lo lasciamo agli altri, vedi, i risultati sono sotto i nostri occhi, e lasciamo parlare gli altri. Quindi, anche attraverso la poesia potremmo educare. Allora, io avrei una filosofia mia, che me la sono creata io, però non so se va bene, perché ognuno, secondo me, si deve creare la sua. La mia filosofia è questa: di crearsi ognuno il suo orticello, ok? Orticello dove gestisce la sua vita, le sue obiettivi, i desideri, quello che desidera, ok? Logicamente non fa le cose che fanno gli altri, io non faccio mai le cose che fanno gli altri, sa faccio sempre quello in cui credo. Sai che cosa succede così? Che l'orticello accanto, che coltiva semi biologici, saranno, perché l'orticello dell'altro sarà vicino al suo, no? Saranno quelli diciamo ad essere piantati nel suo terreno, pur avendo un orticello tutto suo. Cioè, voglio dire, la presenza del vento e di altri vettori le impediranno di fare i fatti suoi, perché qualcun altro se li farà. No, perché io sono troppo forte. Sono troppo forte, per cui fortunata. Io faccio entrare se voglio. Cioè, se voglio faccio entrare e poi ci parliamo e poi ti esamino e poi valutiamo. Se non ho voglia di farti entrare, non ti faccio entrare. Mm-hmm. Sì, questo può essere anche vero. Oddio, ho perso la domanda. Volevo chiedere a Rosario, riusciamo a sforare? Sono già le 23. Perfetto, Alfredo, vai tranquilla. Corrono una decina di minuti. Sì, dobbiamo recuperare quelle 20 minuti persi. Signora, certamente, anzi la saluto, non ho avuto il piacere di salutarla prima. Un piacere mio, molto piacere, ha una bella voce, complimenti. Al Deo di Grazie. Ha una bella voce. Grazie mille. Per fortuna non si vede. No, scherzo, perché? È un bel ragazzo. No. No, ma di solito chi ha la bella voce anche d'aspetto è molto interessante, invece. Va bene, dunque mi sono perso un attimo. Sì? Parlavamo di poesia. Sì, perché proprio è il mio interesse personale il discorso della poesia sociale. La domanda è, riallacciandoci a quello che diceva Ugo sull'importanza dei poeti, ricordiamoci che i poeti sono stati il vessillo delle rivoluzioni, certo. Sono stati la prima spinta dei grandi cambiamenti, e purtroppo adesso non esiste più niente di questo. No. È un dolore, perché i poeti servono per smuovere le acque, esatto, questo è sì. Molto importante. Sì, forse perché possono affrontare degli argomenti che vengono trattati a livello superficiale, invece all'interno di una poesia, ad esempio, non so come ho fatto questo inno sulla donna, quando verrà letto farà un colpo, un certo colpo. Per cui secondo me la persona che lo leggerà si farà un po' di domande. Ecco, quindi secondo me è quello che è importante, farsi delle domande, perché se uno non si fa delle domande... è importante, perché se uno rimane epatico di fronte alle situazioni, non ha reazioni, cioè può essere una strategia, può essere la strategia di non farsi domande, non seguire quelle cose, perché
viene colpito troppo, però nella vita devi anche affrontare, non è che puoi stare sempre da parte, comportarsi come una persona indifferente, anche se ce ne sono molte al giorno d'oggi, ecco. Ci sono molte persone indifferenti, ma una marea di persone indifferenti, ecco. Però bisogna ricominciare. Dica. No, se vogliamo parlare di politica, la situazione dell'Italia è dovuta alla indifferenza. Sì, indifferenza. Questo è il grande dramma italiano. Sì. Invece... Ma non è solo nel campo della politica, dappertutto, ogni piccola cosa. In tutte le cose. I campi c'è indifferenza. In tutti. Esatto. Ecco, ognuno. È verissimo, signora. Ecco, una cosa invece volevo dire del poeta e la rivoluzione, che invece se noi dovessimo scrivere su un determinato argomento recente un libro, ci metteremmo dei mesi per scriverlo e pubblicarlo. La poesia ha il vantaggio che in 5 minuti è già pronto, a meno che non sia l'urlo di Ginsberg, che è leggermente più lungo. L'immediatezza è molto importante. Bravo, esatto. Superare i tempi. Io poi nasco come amante della poesia con Majakovskij, che fu il primo poeta che leggi, perché mio cugino, che purtroppo non c'è più, me lo regalò, pensi, il giorno della mia comunione. E l'ho ancora qua, tra i libri sacri. Quindi ho sempre amato la poesia come denunce, come rivoluzione. Direi che anche se partita con un leggero defaillance, questa serata sta andando molto bene. A me piace molto parlare, non so se te ne accorto, per cui andrei avanti per ore e ore. Siamo in due, mettiamoci anche Ugo, siamo in tre. Sì. A parlare, e d'altronde ci distinguiamo dagli animali per la parola, mica per altro. Non c'è nessun altro sistema di divisione. È vero, Ugo, che tu sei del settore medico? Sì, io credo che stiamo anche imparando a parlare senza parlare. È vero. Il gioco di parole, insomma, voglio dire, è un linguaggio non parlato, sempre è il linguaggio migliore in alcuni momenti. Però adesso ho il compito di dirci alcune cose, e io volevo chiedere alla nostra graditissima ospite, Alfredo, ecco, se dovesse scrivere una poesia sul nostro, per esempio, scenario politico, e in particolare se volesse scrivere qualcosa sul nostro primo ministro, come la imposterebbe la sua poesia? Ecco, come se gli piace o meno. Ecco, sì, come... Ma insomma, primo ministro, insomma, sì, mi piace, non è che non mi piace, però insomma ancora non l'ho ancora inquadrato, diciamo. Questo, perché vedo che insomma a volte si comporta in un modo, poi un altro, poi qualcuno dice ma no, guarda che stanno dicendo questo perché poi vorrebbe dire un'altra cosa, poi mica vero, perché lui intanto poi quando viene anche, non so, che parla in trasmissione, può capitare quando vengono spenti i microfoni, si vengono sentite delle cosine un po' strane, che quasi che vengono quasi a cancellare ciò che è stato detto. Quindi insomma è ancora un po', lo sto ancora un po' studiando, diciamo. Allora, ancora non mi è ancora molto chiaro la sua personalità, mi sembra una personalità ancora un po', insomma, come quello che allunga la mano poi la toglie. Esatto, perfettamente, ecco, mi dà questa impressione. Perfettamente centrati. Ormai siamo comunque verso la fine, e di solito in tutte le nostre chiacchierate, bravo, per essere esatti, perché io non sono un pensionato e che ho fatto tutt'altro lavoro, e quindi non ho l'esperienza. Lasciamo sempre un po' di tempo all'ospite di parlare a ruota libera del futuro, di quello che pensa, di quei progetti che ha,
Adesso ha accennato a un nuovo libro. Sì, allora, un nuovo libro che uscirà dopo Natale, perché non penso che ce la farò in questo periodo, perché ho molte presentazioni sia in radio che in TV. Ad esempio, giovedì 20 sono invitata a Milano, dato che sono parte di un gruppo che si chiama Ophelia Friends, a presentare il libro Al di là del cielo al Centro Leonardo da Vinci a Milano, e quindi parlerò per 3 ore, mi è stato bene. Detto, quindi direi che va benissimo per me, perché io devo parlare, se non parlo va bene per me. Va bene, va bene. Quindi prima cosa, poi ho devo andare a Radio Fujiko a fine di ottobre a presentare sia il primo che il secondo, sono abbastanza appuntamenti. Poi dopo, adesso ci sarà a dicembre altri 2 appuntamenti, uno su Rete 7, poi un'altra, devo andare a Crema a registrare una trasmissione su Lombardia TV, sempre per il mio primo libro, il secondo libro, insieme ad altri, penso, poeti o artisti, eccetera. Quindi sono abbastanza impegnata. A gennaio forse devo andare anche su Radio Icaro, sul canale 15 TRTC Emilia Romagna, quindi ho sempre molto televisione e molta radio in cui devo andare a parlare del mio libro, che a me piace moltissimo parlare, quindi parlare delle mie cose, le domande che mi fanno, sono molto contenta. Quindi ho tutti questi impegni. Naturalmente lavorerò anche al libro, è chiaro, perché insomma ci devo lavorare. In più sto lavorando anche a un romanzo. Ah, anche il romanzo, bene, ce ne parli. Un romanzo. Il romanzo è un romanzo particolare, nel senso, mia mamma, vede, io ho iniziato a scrivere sapendo che anche mia mamma aveva scritto qualcosa, ha scritto un po' del periodo della sua guerra, da quando è nata, quando è passata la guerra, delle cose abbastanza particolari che non so se si possono trovare in altri libri, perché io ho seguito un po' anche il periodo della guerra, così cose così descrittive non ce ne sono. E invece lei ha proprio vissuto momenti molto speciali, molto particolari. Infatti, a chi l'ho fatto leggere sono rimasti un po' scioccati, diciamo, proprio scioccati. Quindi, questo di mia mamma, e io sto cercando di, dato che è scritto in maniera abbastanza non troppo lungo, sto cercando di aggiungere altre, quindi sto facendo delle interviste fra amici, conoscenti che conoscevo mia mamma, su altre cose di guerra che abbiamo potuto raccontare o meno, per cercare di renderlo un po' più, insomma, polposo. Ecco, all'interno di questo libro poi ci dovrebbe essere anche, perché ci sarebbe già il titolo, so già come farlo, tutto, perché mi vengono questi flash ogni tanto, no? Tac, questi flash mentali, queste cose, quindi mi vengono. E all'interno vorrei mettere qualche proverbio romagnolo, perché mia mamma è romagnola, e qualche ricetta romagnola. Sarebbe creato ottimo, così. Ottimo. Ecco. Poi lo sa che noi emiliani, o almeno bolognesi, abbiamo un amore particolare per la Romagna. È il nostro. No, andiamo verso, sempre verso il mare, mai saliamo verso Piacenza. Certo, a meno che certo. Non sia per lavoro, ecco. Certo, certo. Infatti. Quindi, benissimo. Insomma, poi quest'idea, quindi le avrà poi queste sue date, questi eventi sul suo blog, li possiamo leggere. Sì, esatto, sì, leggete sul blog, perché ho un sacco di fan che stasera tutti mi hanno chiamato, ma dove sei? Dove ti sento? Ma io poi non ci posso essere, ma no, ma devi ascoltarmi, ma su quale sito? Continuo, tutto così, per cui bene, bene. Dito, sono tutti interessati lì ad ascoltare. Sì, e sono impegnati, tutti stanno ascoltando, poi voglio sapere la loro opinione, se ho parlato bene, se ho parlato male, se potevo dire qualcosa di più o di meno, insomma, capito? Perché sono molto, molto aperta, come si sente, no? Questo ecco. È molto importante, molto importante. E ancora ho bisogno anche dei giudizi dei miei fans, ecco, che sono tantissimi. Oh, è importantissimo questo, sono loro che comprano i libri, quindi infatti, bisogna che siano soddisfatti dell'autrice. Infatti, esatto, proprio così. Io chiederei al nostro regista una domanda. Una domanda. Una domanda. Sì. Sai che di poesia purtroppo io sono molto, ne capisco poco di poesia. La cosa però che mi ha incuriosito della poetessa è questo. Quando dice che lei parla del sociale, parla di donne, cioè, ha scritto poesie su donne e su altre cose, ma come devo dire, è un qualcosa che le è capitato nella vita oppure è frutto della fantasia, diciamo, la poesia? No, è qualcosa che è capitato nella vita. Nella vita e anche nei rapporti con, nella vita non solo su di me,
ma anche nelle cose che sento, nelle cose che vedo giorno dopo giorno. Ho capito. Che mi fanno riflettere. Io quando vivo, cioè o vado a lavorare o cammino per la strada, io sono una persona che osserva, non è solo quella che cammina, va avanti come un mulo, non vede, non sente, non si accorge di niente. Io non sono così, quando cammino mi accorgo di tutto quello che è intorno a me. Quindi è anche la persona, come si incontra molte volte, una persona che se capita, insomma, vede una persona, parla, ci parla tranquillamente, sì. Non sì, è quelle sì, che chinano la sì, testa e vanno oltre. No. I no, famosi zombie. E zombie, no, oggi però, sono tante che tu le guardi, che hanno gli occhi fissi in avanti, che se tu gli passi la mano davanti non vedono, ecco, è una tristezza enorme. Anch'io esatto, ho questa, diciamo, particolarità di accorgermi, e mi dà una tristezza veramente infinita. Sì, perché la gente quando cammina pensa, invece di pensare, stai a mente vuota, osserva quello che c'è intorno a te, guarda, rilassati, riposa la mente. Esatto. E dopo forse di pensare continuamente, poi dopo ti viene mal di testa, poi non sai fare le cose, lascia riposare la mente e usa un po' i sensi, l'istinto, che l'istinto a me guida tantissimo, mi guida in tutte le scelte che faccio. Benissimo, signora. Io direi che sono già le 23 e un quarto ormai, e è stata una serata iniziata male ma molto piacevole comunque nel proseguo. Noi la invitiamo quando ha delle novità, mi sa rintracciare quando ha delle novità, librarie, poesie, libri, certo. E parleremo del suo libro quando sarà finito. Ok, va bene. Per presentarlo al pubblico. Certamente sì, spero bene di incontrarla dalla Cinzia Demi, uno di questi martedì, così ci conosciamo anche di persona. Certo, volentieri. Ok, la salutiamo, la saluta la regia. Ugo, saluto, posso salutare Ugo che ha fatto domande molto interessanti. Molto bravo Ugo. E grazie, sono contento di averla ascoltata, di averla conosciuta anche se di radio, e le faccio tantissimi, tantissimi auguri. Grazie, grazie mille. Spero di incontrarla presto. Se vuole seguire Ugo e Antonella, perché è la coppia di Bari, domani alle 18.30 loro hanno sempre su radiosaius.it la loro trasmissione del mercoledì, Spazio Aperto, in cui ci sono ospiti, e qui si parla di cose serie, il Spazio Aperto, e alle 22 invece hanno il loro programma sulla mafia, che è una loro specialità, perché parlando del meridione, specialmente di tutte le situazioni della Puglia, hanno sempre argomenti molto molto importanti da far conoscere all'Italia. Bene, signora, io la saluto e la ringrazio della sua partecipazione. Grazie a voi della chiacchierata molto piacevole. Vi ringrazio tutti e due. Grazie, arrivederci, grazie, arrivederci. Bene Alfredo, allora siamo a posto a terminare qui la trasmissione, no? Hai qualche cosa da dire? Direi di ancora? Sì, diciamo che è stata molto piacevole, con un bel dialogo anche con l'aiuto di Ugo. Hai avuto un ospite molto frizzante. Diciamo esatto, perfettamente. Io non la conoscevo, perché forse l'avrei vista questi incontri di poesia, ma non conoscendola, era una fra tante, ma mi ha fatto molto piacere conoscerla e spero poi di conoscerla anche di persona. Certo. Quest'altra settimana parleremo di musica, certo, sempre se mi conferma, con un ospite che questa conosco molto bene, che è stata una delle collaboratrici più valide della mia associazione di poeti fin dall'inizio, la Silvia Parma,
che anche quella è molto frizzante. Ugo è una ottima cantante, veramente brava, con una voce splendida, una presentatrice, una poetessa, e chi è più ne ha più ne metta. Beh, sarà interessante, come sempre. Oltre a essere anche molto divertente, sarà una bella trasmissione. Ci saremo anche noi. Certamente, no, ormai facciamo il trio Lescano di vecchia memoria. Benissimo. A te, Rosario. Certo, salutate i nostri amici che ci hanno ascoltato e ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, certo, alla chat. Voglio ricordare l'appuntamento domani sera alle 18.30. Ugo, confermami l'appuntamento. Alle 18.30 avremo come ospite il filosofo Luciano De Bei, vero? Sì, esatto. Allora lo seguirò anch'io, perché mi è piaciuto molto l'intervento di questo filosofo. E poi, alle 22 l'appuntamento con Osservatorio Antimafia, sempre in collaborazione con la rivista antimafia2000.com. Certo. Bene, a questo punto possiamo andare in chiusura con la sigla. Calafredo, dici sigla! Sigla! Ringrazio Alfredo per essere stato vostro ospite, naturalmente. No, tu non sei più ospite. Tu e l'Antonella non siete più ospite. Parte integrante. Benissimo, e allora rinnovo sigla! Vai, Alfredo! Ok. Where'd you be if you had given to protection?